Amici sportivi e appassionati di pallamano, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Handball Mania. Ospite nei nostri studi il direttore tecnico delle squadre nazionali, Riccardo Trillini. Grazie Riccardo per aver accolto il nostro invito. Ciao Matteo. Ciao a tutti, buonasera. Parleremo ovviamente di nazionale, di rappresentative azzurre. Ci apprestiamo a vivere un autunno-inverno particolarmente ricco di appuntamenti azzurri, ma poi soffermeremo la nostra attenzione sui campionati, sui principali campionati, sulla Serie A Beretta. Ripartendo dalle nazionali, prima di insomma, andare a verificare l'umore di Riccardo Trillini, perché insomma, dicevamo, sono tanti gli appuntamenti, possiamo in qualche modo ricordarli, Matteo? Sono tanti, assolutamente. Si partirà a novembre, inizio novembre, tra il 4 e l'8 novembre debutterà la nazionale seniores nelle qualificazioni agli europei del 2022, poi a gennaio toccherà alle due nazionali giovanili, prima l'Under 20 in Croazia con i campionati europei e poi sempre campionati europei l'Under 18. Facciamo il punto insieme però nel servizio. Forse sarà scontato, banale, fin troppo facile definirlo un caldo inverno, ma si fa effettivamente fatica a descrivere in maniera diversa i prossimi mesi delle nazionali azzurre, al maschile quanto al femminile. Detto nelle settimane scorse delle ragazze di Liliana Ivaci, che dal 4 al 6 dicembre si giocheranno le qualificazioni ai mondiali a Maria Enzendorf contro Austria e Kosovo, saranno se possibile ancor più probanti i prossimi 100 giorni dell'Italia maschile a tutti i livelli, da giovanissimi ai senior. Il primo appuntamento in ordine temporale, il doppio match d'esordio della nazionale maggiore nelle qualificazioni agli Europei 2022 di Ungheria e Slovacchia. Parisini e compagni affronteranno tra 4 e 8 novembre le due avversarie più dure del girone, prima la Bielorussia in trasferta, sfida sulla quale però pendono anche i dubbi legati alla pandemia Covid-19, a precedere però l'affascinante confronto coi vice campioni mondiali della Norvegia al Pala Giovanni Paolo II di Pescara l'8 novembre. Il calendario dei club piuttosto fitto, compresso dall'emergenza sanitaria, ha ridotto all'osso le occasioni di raduno delle selezioni nazionali, motivo questo per cui il direttore tecnico Riccardo Trillini potrà lavorare coi suoi non prima di fine mese, in coincidenza con la pausa della Serie A Beretta. Poco tempo per serrare i ranghi e giocarsi comunque al meglio i 120 minuti di approccio ad un girone che si svilupperà poi nella primavera 2021, prima con la doppia sfida decisiva contro la Lettonia a marzo, poi tra fine aprile e inizio maggio con il ritorno contro la Bielorussia, stavolta in casa, e la trasferta conclusiva sul campo dei norvegesi. Il meccanismo non è cambiato, vanno ad Euro 2022 le prime due di ogni girone e le quattro migliori terze, quest'ultima strada battuta fino alla fine proprio dall'Italia nelle ultime qualificazioni 2020. I grandi certo, ma anche giovani e giovanissimi, leggi Under 20 e Under 18 proiettate verso un gennaio storico. In entrambe le categorie, per la prima volta in assoluto, l'Italia giocherà una fase finale dei campionati europei di prima divisione. In entrambe le manifestazioni gli azzurri sfideranno i padroni di casa. Nell'Under 20 la Croazia, Porec, avversaria nel gruppo C assieme a Spagna e Slovenia. Nell'Under 18 proprio i coetanei Slovenia-Zelie assieme a Islanda e Serbia. I risultati e i progressi messi in evidenza da ambedue le formazioni, oltre al costante impegno di molti dei ragazzi in rosa in palcoscenici di prim'ordine coi rispettivi club, impongono ottimismo e creano stimoli aggiuntivi ad una doppia esperienza che, diciamolo, ne offre già molti di per sé. Insomma, testa bassa e lavorare, ma senza dimenticarsi di guardare al cielo ogni tanto e ricordare a se stessi che sì, questa Italia può sognare. Ed allora, ricapitoliamo la situazione. Nel servizio di testa, Matteo ci ricordava anche gli impegni della nazionale azzurra femminile con Liliana Ivaci ed Elena Barani, soffermandoci invece su quanto accadrà nel settore maschile cronologicamente prima di arrivare a gennaio con una doppia sfida di grandissima importanza per il futuro della pallamano italiana. A novembre, insomma, è tempo già di esami probanti, Covid permettendo, perché non dobbiamo far finta di nulla, c'è purtroppo un'emergenza che riguarda il pianeta e l'Europa in modo particolare. Sì, è un'emergenza che non dà sicurezze. In tutto questo periodo ci si prepara guardando le partite, cercando di fare dei conti per i convocati, e non è solo lo stato di forma dei giocatori, ma anche i test che sono risultati positivi per alcuni giocatori o per i giocatori che militano nelle squadre con dei positivi presenti. Per cui
Noi sappiamo che in questo momento chi ha problemi di positività deve restare fermo per 10 giorni, per cui come si arriverà in forma... Salvo buon esito del tampone. Esattamente, altrimenti... quindi una volta che il tampone è positivo c'è comunque da fare la quarantena. E va bene, al di là di questo affronteremo la Bielorussia e la Norvegia senza molta preparazione, perché anche qui il Covid ha un po' condizionato il nostro programma, perché in un primo momento era stata prevista una sosta per dare il tempo di prepararci nella settimana precedente, ma poi visto che ci sarà necessità di recuperare delle partite anche in Serie A, oltre che molti giocatori giocano all'estero e quindi non sarebbero stati presenti, certo. Ci troveremo domenica, tempo di 3 allenamenti e andare in Bielorussia. Ecco, Riccardo, è un doppio confronto sulla carta davvero molto impegnativo, no? Perché la Norvegia nell'immaginario collettivo, e non soltanto nell'immaginario ma risultati alla mano, è sicuramente la squadra favorita, non per il girone ma per la conquista del titolo, ma anche la Bielorussia, scorrendo un po' l'organico della formazione dell'ex blocco sovietico, scorgiamo giocatori, soltanto giocatori che militano in squadre di grande blasone europea. Sì, lasciando stare la Norvegia, che è vicecampione, la Bielorussia ha tutti i giocatori che giocano in Champions League e quindi fa parte di una squadra che, fanno parte di una squadra che è sempre andata nelle finali dei mondiali o degli europei, per cui sappiamo benissimo che sarà difficile, ma come impone il regolamento bisognerà vincere con la Lettonia e fare alcuni punti con queste squadre. Noi ci proviamo, andiamo a vedere che cosa succede e soprattutto come l'altra volta, pur avendo battuto la Slovacchia, abbiamo poi mancato il punteggio con la Russia e l'Ungheria, e questa volta cercheremo di far meglio, se è possibile. Bisogna avere tanta umiltà, pensando che i risultati nello sport ci vuole pazienza, e sicuramente queste squadre ti lasciano poca possibilità, ma nello stesso tempo dobbiamo essere contenti, perché affrontare questo livello di avversarie ti può dare la spinta per migliorare sicuramente, quindi c'è comunque del positivo. Ecco, però da che cosa ripartiamo? Cioè, noi ripartiamo dalle ultime qualificazioni ai campionati mondiali del gennaio scorso, che non sono andate come ci aspettavamo, che hanno bruciato un pochettino, no? Sulla pelle della squadra, sulla pelle dello staff tecnico. Quindi a che cosa serviranno queste due prossime partite di qualificazione? Beh, innanzitutto a cercare di cancellare questo brutto ricordo, perché come succede in tantissime squadre dei passi falsi se ne fanno. Purtroppo noi abbiamo affrontato squadroni per cui anche giocare bene non è servito a vincere, e vincere serve sempre anche per la critica o per l'autostima, e purtroppo invece nelle qualificazioni mondiali abbiamo steccato due partite e questo ci lascia sulla pelle questa sensazione da sconfitti, che ce la stiamo portando avanti per 10 mesi. Per cui io direi che questa settimana, dove affronteremo Bielorussia e Norvegia, ci deve servire per non commettere gli stessi errori e per ricostruire un gioco, per ricostruire soprattutto appunto una confidenza nelle proprie capacità, che ne abbiamo, che ci potrà servire poi per fare il miracolo nel 2021. E tanto servirà allo scopo della Nazionale Azzurra anche la possibilità di avere giocatori in gran forma, e a questo deve provvedere il massimo campionato maschile, che fornisce per l'80% la squadra azzurra. Campionato maschile che, anche se tra difficoltà e rinvii, procede, non possiamo dire spedito, ma procede con degli equilibri che si stanno in qualche modo consolidando. Sì, delineando, diciamo che è vero, il campionato è un po' spezzettato in questa fase, la classifica è un po' ancora da fare, però si vedono delle belle partite, si vedono dei match equilibrati. Nello scorso fine settimana hanno risollevato la testa dopo momenti difficili sia il Conversano che il Trieste, si stanno giocando pian piano i recuperi, e sabato intanto si torna in campo, purtroppo con 5 partite su 7 per l'ottava giornata. Vediamo.
Anche volendo, si fa effettivamente fatica ad avere una visione d'insieme della classifica in Serie A Beretta maschile, colpa dei rinvii che stanno spezzettando il cammino delle formazioni del massimo campionato. Saltano due partite nel programma dell'ottava giornata di sabato. I derby del Trentino Alto Adige, Bressanone Merano e Pressano Bolzano sono entrambi rinviati a data futura. Restano 5 incontri in un calendario che pian piano, tra i recuperi di ieri e quelli dei prossimi turni infrasettimanali, cercherà di rimettere insieme i pezzi e di ricompattarsi. Ci sono fortunatamente tempo e spazio comunque per pensare ancora al campo, e allora occhi tutti sul Palaestra, dove come a scuola Egosiena e Cassano Magnago affrontano entrambe una prova di maturità. Motivi diversi: i ragazzi terribili di college sono usciti malconci dal doppio turno mercoledì sabato della settimana scorsa, hanno perso sia in trasferta a Sassari sia in casa contro Trieste. Urge reagire, anche se l'ostacolo all'orizzonte è piuttosto seccante. C'è Branko Dumlić con il suo Siena, fin qui 9 punti in 6 partite, ma con gli ultimi 60 minuti che hanno denotato una crescita dei toscani apparsi in palla contro la Team Network Albatro, merito anche del rientro dall'infortunio di Felipe Gaeta, attenzionato speciale dalla difesa Amaranto. I buoni segnali delle ultime giornate impongono concentrazione massima anche a Sassari, Conversano e Trieste. I sardi, complici allo stop causa quarantena di Bolzano, potrebbero salire in vetta. Il primato dista un punto, gli isolani sono imbattuti, ma ci sarà da fare i conti con il brio e l'entusiasmo della Salumificio Riva Molteno, rinvigorita dalla prima vittoria in Serie A Beretta, centrata nel fine settimana scorso. Quanto a Trieste, un momento difficilissimo con due sconfitte e le dimissioni del tecnico Andrea Carpanelli si è trasformato in una prova di grinta e carattere al palatacca. Con in panchina il DS Giorgio Veglia e un Milovanovic stratosferico in porta, i giuliani hanno battuto Cassano Magnago e ora sono chiamati alla conferma tra le mura amiche del Chiarbola, avversaria di turno un Siracusa che fin qui danza al ritmo di Juan Pablo Coelho, 37 gol in 6 partite. Cliente scomodo anche per il Conversano di Tarafino, che affronta la Sentarelli Cingoli. I pugliesi hanno saputo ritrovare certezze e unità d'intenti con una prestazione autoritaria sul campo di Pressano. Al Pala San Giacomo, dove riapriranno le porte al pubblico, arriva un Cingoli che ha saputo fin qui giocarsi tutti i suoi confronti, vinti o persi, alla pari. Conversano favorito, ma non è partita scontata. La cortissima classifica nella parte bassa attribuisce un notevole peso poi ai due punti in palio tra Banca Popolare Fondi e Spare Repan. Ai laziali non sono bastate le reti del solito Vulic e di Zanghirati per evitare un pesante scivolone in casa di Molteno, mentre Appiano ha gioito dopo il colpaccio casalingo ai danni dell'Acqua e Sapone Junior Fasano. Ed allora, prima di ascoltare sul campionato l'opinione di Riccardo Trillini, la parola ai protagonisti, perché prima sottolineavi, Matteo, degli eccellenti risultati conquistati nello scorso turno da Trieste e Conversano, la nobiltà della pallamano maschile italiana. Ascoltiamo l'intervista. Ovviamente siamo tutti molto contenti della prestazione e della vittoria. Chiaramente sapevamo, avevamo visto Pressano in gran forma a Trieste, veramente temevamo questa partita, come giusto che sia. E Pressano per noi è sempre stato tradizionalmente un campo difficile, penso che abbiamo sempre perso a Pressano, e diciamo che oggi sono stati veramente fantastici tutti i ragazzi e devo veramente ringraziarli per questo. Per noi era importante, era un periodo un po' difficile, non giocavamo bene, e è stata una risposta importante alla società e alla pallamano. Ci siamo anche noi, vogliamo divertirci e vogliamo giocare a pallamano. Questa vittoria dà morale perché giochiamo su un campo prestigioso, questo senz'altro, però il programma del Trieste, lo sai benissimo, è cambiato tanto a Trieste a livello dirigenziale. C'è un progetto di 3 anni e noi vogliamo, le case si costruiscono dalle fondamenta e non dal tetto, stiamo lavorando per arrivare al top il prima possibile. E dunque, lavoro in corso in casa Trieste. Riccardo, campionato, diciamo, molto interessante. Chiaro, non abbiamo una classifica omogenea perché ci sono molte partite da recuperare, però si stanno vedendo, no? Lottando, cos'è? Davvero molto interessante. Sì, la classifica aiuterebbe a renderlo ancora. Intanto lo ribadiamo, no? Si stanno vedendo, perché attraverso Eleven Sport è possibile vedere tutte le partite del massimo campionato della Serie A Beretta. Ogni tanto fai bene a rimarcarlo, no? perché non era così scontato, ma devo dire che è vero, con queste partite rinviate la classifica ne risente, per cui l'interesse ne risente ancora.
però è pure vero che siamo all'inizio e penso che tutti stiamo apprezzando il grande equilibrio, quindi tantissime partite che sono lì fino alla fine, questo ne giova allo spettacolo, l'interesse per vederne sempre di più. Molti stranieri interessanti, no? Si stanno affacciando sulla ribalta nazionale. Sì, devo dire l'estate ha aiutato questi tanti mesi un po', anzi tanto secondo me l'aiuto che la federazione ha dato ai club ha permesso permesso di ragionare su giocatori magari che forse fino all'anno scorso erano un po' fuori mercato anche per il campionato italiano, e questo credo poi aiuti tutti, no? Sia i giocatori italiani sia il livello del campionato in generale. Ecco, proprio questo volevo chiederti, Riccardo, la presenza di giocatori, di stranieri di qualità aiuta anche i giovani italiani di qualità? O insomma questo pensiero abbastanza così anacronistico che gli stranieri tolgono spazio ai giocatori italiani è ancora di stretta attualità? Gli stranieri non tolgono spazio ai buoni giocatori italiani, per cui fa solo che bene, e soprattutto se sono forti possono aiutare ad alzare il livello, che è l'unico fattore che può alzare il livello nell'immediatezza di un campionato come il nostro. È vero, come dice Matteo, questa particolare finestra dalla fine del campionato dell'anno scorso, lunghissima finestra, abbia dato più possibilità nella ricerca degli stranieri, e forse anche in questa incertezza molti giocatori hanno considerato bene le offerte italiane, quindi questo è assolutamente positivo per tutto il movimento, anche per i giocatori italiani. Assolutamente sì. Cosa ci attende nel prossimo turno? Vediamolo in grafica, vediamo il calendario delle partite che si disputeranno nel fine settimana. Due purtroppo i match rinviati, Bressanone-Merano e Pressano-Bolzano, tutte gare che riguardavano geograficamente il Trentino Alto Adige. C'è Fondi contro Appiano, Raimond Sassari invece che ambisce a questo punto al primato perché Bolzano è fermo, contro la Salumificio Riva Molteno. Big match tra Egossiena e Cassano Magnago, si gioca anche Trieste contro Team Network Albatro e poi Conversano Santarelli Cingoli. Cos'è successo in Spagna? Parlavamo prima di emergenza Covid, un esperimento che non credo sia andato particolarissimo, a buon fine. non è andato molto bene. Vediamo che è successo. Si è giocata una gara di Liga Sobal, tra l'altro leggevo su marca.com che è stata la prima gara tra atleti professionisti giocata con le mascherine, in modo particolare si giocava in casa della De Mar León. Un primato che appartiene alla pallamano, a questo punto possiamo dirlo. Purtroppo sì, insomma è stata una situazione commentata abbastanza negativamente dai giocatori, mascherine sì, che andavano cambiate ogni 5 minuti, sudore, e difficile, sì. Eccolo qua, lo stiamo vedendo, complicato, dettato dal fatto che in Spagna si stanno purtroppo già operando dei lockdown locali. Sì, poi lì proprio nel comune di León c'è proprio questa ordinanza comunale che sì, impone... Per tutti gli eventi sportivi a tutti i livelli, gli sportivi devono giocare così, io la vedo assolutamente impraticabile come strada. Che ne infatti pensi? Tutte le foto i giocatori non hanno praticamente la mascherina. Che ne pensi, Riccardo? Ma infatti basta vedere le foto per considerarla una cosa ridicola, perché io capisco che in questo momento ragioniamo tutti con la responsabilità che vorremmo delegare ad altri per questa malattia, però questa è una cosa ridicola, perché poi tra l'altro le mascherine non c'erano naso e bocca. Assolutamente sì. Comunque si va avanti anche per tentativi, questo bisogna dire, in un momento di oggettiva difficoltà dove si fa anche fatica probabilmente ad imboccare il sentiero giusto. Sono problemi nuovi per tutti. È vero. Noi ci fermiamo, piccola pausa, poi ritorniamo in studio per occuparci ancora di pallamano del campionato Serie A Beretta femminile. Gli internazionali BNL d'Italia compiono 90 anni. La Federazione Italiana Tennis e Giunti Editore hanno dato vita per l'occasione ad un'opera celebrativa straordinaria, fatta di foto, testimonianze, racconti e statistiche sul nostro meraviglioso torneo. I Gladiatori della Terra Rossa, da mercoledì 16 settembre in libreria. Prefazione di Nicola Pietrangelo. Seconda parte di Handball Mania, dedicata al campionato Serie A Beretta femminile, che
propone sabato una sfida davvero molto interessante. Siamo appena alla quarta giornata, però. Però è interessante, già solo per quello che si porta dietro in termini di precedenti. C'è Salerno terzo, tra l'altro è la sfida al vertice, perché a parte il pareggio, chi vince sabato è primo da solo in classifica. E questo per merito di quello che è successo nella precedente giornata. Vediamo il servizio e poi lo approfondiamo insieme. Il gruppo di testa si è già sfaldato, sono rimaste in due che peraltro si sfideranno sabato. È successo tutto in pochissimo tempo, in maniera anche sorprendente se vogliamo, perché Cassa Rurale Pontini e Ariosto Ferrara, sgambettando Brixen su Tirol ed Alibest Espresso Mestrino, hanno asciugato la carrozza di testa, rendendo se possibile ancora più incerto il campionato. Alla fine della quarta giornata, pareggio permettendo, allora ne rimarrà una soltanto in vetta alla classifica, perché al Palapalumbo di Salerno si affronteranno Iomi e Mechanic System Oderzo. Presto però per parlare di fuga, ma intanto il verdetto del prossimo fine settimana comincerà già a pesare, almeno sul piano mentale. La Iomi arriva all'appuntamento a punteggio pieno e con la consapevolezza di aver ritrovato lo smalto pre-lockdown. L'Oderzo invece ha riassemblato il puzzle, ripartendo da Arasai Duran, la cui assenza aveva pesato e tanto nella seconda parte della scorsa monca stagione. Un classico sarà anche il confronto a distanza tra Gomez e la stessa Duran, cubane ormai di casa in Italia e da anni indiscusse vedette del movimento femminile. Proveranno ad approfittare del possibile passo falso di una delle due contendenti, o di entrambe in caso di pareggio, le inseguitrici Bixer e Mestrino, decise a rimediare in fretta allo scivolone di sabato scorso. Le altoatesine ospiteranno la Santarelli Cingoli, le venete faranno altrettanto con il Leno. Seconda trasferta consecutiva per l'AC Lifestyle Handball Erice, che proverà a ripetere sul campo delle Guerriere Malo prestazione e risultato dello scorso turno a Nuoro. Ribeiro e compagne dovranno però vedersela con un Malo deciso a recuperare la sfrontatezza esibita ad inizio stagione. Sfida interessante anche quella che metterà di fronte Cellini Padova e Cassa Rurale Pontinia. Impossibile azzardare pronostici, anche perché saranno di fronte due tra le squadre più imprevedibili del roster. Il pareggio conquistato contro Brixen accredita le laziali, ma occhio all'esuberanza delle sorelle Giogappe del Cecchino e Ierua. A chiudere il quadro, la sfida tra il Cassano Magnago, che appena sabato scorso ha cancellato l'imbarazzante zero in classifica, ed il Nuoro. Quarta giornata nel massimo campionato femminile. Il big match di giornata, come sottolineiamo, è quello tra Iomi Salerno e Mechanic System Oderzo. Sfida nella sfida, Riccardo, il confronto ormai è diventato un classico, no? Del campionato italiano, tra Gomez e Duran, che sono inevitabilmente e indubbiamente le vedette da anni, e questo poi insomma dovrebbe anche aprire in qualche modo spazio ad una discussione del massimo campionato femminile. Ma infatti questa è una caratteristica diversa tra il livello degli stranieri che dicevamo nella maschile, perché le due cubane fanno veramente la differenza e quindi le loro squadre ne beneficiano moltissimo. Sarebbe auspicabile che ce ne siano altre di questo livello, però devo dire anche che quest'anno la femminile offre un numero interessante di giocatrici giovani che stanno giocando nel massimo campionato, per bello. Cui anche se magari il livello non è cresciuto per l'aiuto delle straniere, sicuramente si sta offrendo loro la possibilità di giocare nella massima serie. Spero che questo porterà a un beneficio nei prossimi anni. Sicuramente Duran e Gomez sono insomma in qualche modo le due giocatrici più gettonate del massimo campionato femminile, ma ci sono tante italiane che tengono assolutamente il passo delle due cubane, due in particolare, rimanendo al big match di giornata, i due capitani, Barbara Meneghin per l'Oderzo e Pina Napoletano. Le abbiamo ascoltate sul sito federale fgh.it con il nostro podcast Handball Talk. Sì, entrambe hanno rimarcato ovviamente l'importanza della partita, anzi Meneghin forse ha provato anche un po' a spostare l'attenzione, ha detto no, è una partita come le altre, non è una partita come le altre, perché insomma è stata tre volte semifinale di Coppa Italia, finale campionato, finale di Supercoppa, no, non è una partita, è presto chiaramente, no? Poi ci saranno anche i playoff a differenza del campionato maschile, quindi qui c'è la possibilità eventualmente anche di rifarsi nelle partite a scontro diretto, però
Che ne pensi? Salerno terzo, può essere, sempre Salerno terzo. Può essere già una partita, è appena la quarta giornata, questo non dimentichiamo. No, io penso che Meneghin sia stata un po' abbia attenuato la tensione, ma sicuramente il fatto che nel campionato femminile ci siano i play-off magari certo. Non dà tutta l'importanza agli scontri diretti certo. Come avviene nella maschile quest'anno, per cui alla fine comunque a chi andrà male avrà la possibilità di rifarsi, per cui penso che Meneghin sia stata un po' sincera. Intanto noi abbiamo sottolineato, l'abbiamo fatto nel servizio, le imprese, possiamo definire tali, di Cassa Rurale Pontinia e Ariosto Ferrara, che hanno firmato le altre due ex capoliste, vale a dire Sutterol Brixen e Mestrino. Beh, Ferrara veniva da un inizio di campionato non bellissimo, quindi è stata una vittoria che ha ridato, secondo me, fiducia e insomma un po' di slancio, ecco, diciamo così. E Pontinia la vedo bene, nel senso che sì. Nel prosieguo di stagione probabilmente ha preso fiducia e adesso... E ha recuperato anche qualche giocatrice rispetto alla sua stagione, causa Covid, insomma aveva avuto qualche difensore. Comunque anche in questo caso un campionato molto interessante. Matteo, lo andiamo a ricapitolare proponendo il quadro della prossima giornata. Velocissimi, sì, vediamo quello che ci aspetta nel prossimo turno con le gare. Qui si giocano tutte fortunatamente nella Serie A Beretta al femminile, con Cassano Magnago e Nuoro che apriranno il tabellone di giornata. Guerriere Malo contro AC Lifestyle Erice, c'è il big match alle 18:30 tra Iomi Salerno e Mechanic Sistema Terzo, Cellini Padova, Cassa Rurale Pontinia chiude il quadro del sabato. Poi domenica c'è Brixen su Tirol contro Santarelli Cingoli, c'è una sola partita in meno che è quella tra Libes Espresso Mestrino e Leno, per un motivo preciso, anche di prestigio, di prestigio, perché Mestrino giocherà contro le ucraine dell'HC Real sul campo neutro, anche qui causa Covid le squadre hanno trovato questo accordo, campo neutro di Capodistria in Slovenia. Buona soluzione, devo dire, insomma, sì, un è po' una soluzione sulla falsariga di quanto fatto dal calcio, insomma. E si gioca in gara secca, non c'è andata e non c'è ritorno, quindi chi vince sabato passa il turno, e gara che sarà trasmessa in diretta su ehftv.com. E ricordiamo che Cassano Magnago e Brixen su Tirolo sono state costrette in qualche modo a rinunciare all'esperienza internazionale, perché altrimenti sarebbero state costrette a 15 giorni sì, di quarantena in Turchia. Avrebbero dovuto giocare in Turchia, esatto. E lì, insomma, anche questa è insomma, anche questo, no, Riccardo, se possibile, un'occasione internazionale anche per le squadre di club vanificata da questa emergenza. No, è veramente un peccato, anche perché poi bisogna fare i conti con questa quarantena, e molti giocatori e giocatrici non sono professionisti, per cui non perdono solo giorni di allenamento ma anche lavoro. Assolutamente sì. Cosa farai sabato? Non lo so, andrò a vedere qualche partita. Ah, quindi live, in presenza, non ti sei regolarmente accreditato? In presenza, sarò accreditato. Bene, grazie Riccardo Trillini, in bocca al lupo agli azzurri, poi avremo modo di parlarne nelle prossime settimane, nei prossimi appuntamenti di Edmolmania, perché comincia in qualche modo a salire la febbre azzurra in considerazione dei prossimi impegni, sperando che si possa giocare, vero Matteo? Assolutamente. Aspettiamo. Comunque, Riccardo, se hai problemi con l'accredito, le gare sono in diretta su Eleve Sports, tutte quante. Infatti ho sbagliato risposta, avrei dovuto dire sono in poltrona a vedere Eleve Sports. Però apprezziamo la sincerità, guarda, perché insomma, poi la presenza insomma, è tutt'altra cosa, però in assenza di insomma, la possibilità di poter vedere tutte le partite, non credo sia assolutamente residuale, grazie. Diciamo che le posso rivedere tutte in settimana, esatto, per cui bravo. Va bene, è andata. Grazie Matteo Aldamonte, grazie Riccardo Trillini, buon lavoro, grazie a tutti voi. Appuntamento giovedì prossimo, sempre alla stessa ora, Eleven Sport con Edmolmania. Arrivederci.